Così questo paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo l'ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto. Uno gira per mare e per terra, come i giovanotti dei miei tempi andavano sulle feste dei paesi intorno e ballavano, bevevano, si picchiavano, portavano a casa la bandiera e i pugni rotti. Si fa l'uva e la si vende a Canelli, si raccolgono i tartufi e si portano in alba. C'è Nuto, il mio amico del Salto, che provvede di bigonce e di torchi tutta la valle fino a Camo. Che cosa vuol dire? Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Ma non è facile starci tranquillo. Da un anno che lo tengo d'occhio e quando posso ci scappo, da Genova. Mi sfugge di mano. Queste cose si capiscono col tempo e l'esperienza. Possibile che a 40 anni e con tutto il mondo che ho visto non sappia ancora che cos'è il mio paese. C'è qualcosa che non mi capacita. Qui tutti hanno in mente che sono tornato per comprarmi una casa. E mi chiamano l'americano, mi fanno vedere le figlie. Per uno che è partito senza nemmeno averci un nome dovrebbe piacermi. E infatti mi piace, ma non basta. Mi piace anche Genova. Mi piace sapere che il mondo è rotondo e avere un piede sulle passerelle.